È difficile pensare a una elezione più ingiusta, in cui tutti i riformatori sono stati eliminati dal Consiglio dei Guardiani. Eppure gli iraniani non hanno perso la speranza di migliorare la loro vita, la loro situazione politica, mandando in Parlamento dei moderati che potranno in futuro sostenere il presidente Rouhani e aiutarlo a fare passo per passo tutte le riforme che ha promesso e che finora sono state bloccate dalla resistenza degli ultraconservatori. Si vedevano già dall'inizio della mattinata fine lunghissime di persone che aspettavano di votare nei quartieri della Teheran, dove vive la piccola e media borghesia, giovani scolarizzati, diplomati, laureati, ma per lo più senza un lavoro. I riformatori, pur ridotti dal veto del Consiglio dei Guardiani, che ne ha lasciati 30 su 3.000, hanno fatto una coalizione con i moderati e sperano, se l'affluenza al voto sarà forte, di poter costruire in Parlamento una minoranza decisiva per bloccare gli ultraconservatori. Ci sarà una voglia di reagire, che ci sarà qualche risultato positivo? Sì, questo secondo me è molto evidente, perché io per esempio sono andata in tutti i quartieri della Teheran, quelli più poveri e più religiosi, votano tradizionalmente per i conservatori, e i seggi c'era pochissima gente, mentre appena salivi verso il centro della città, tanti giovani, tante donne. La campagna elettorale è stata poco visibile, anche perché, voglio dire, non si possono fare i comizi all'aperto, ma anche e soprattutto perché è stata fatta tutta su Telegram, che è il più diffuso in questo momento in Iran, perché in Iran ci sono più della metà degli abitanti, degli 80 milioni di abitanti che hanno uno smartphone, più di 20 milioni sono su Telegram, e quindi su Telegram si sono viste per esempio un videomessaggio di Khatami, l'ex presidente riformatore, che ora è stato bandito sui media, cioè i giornali e televisione non possono pubblicare le sue foto o le sue parole. Si è detto di un protagonismo particolare in questo voto in Iran delle donne. È vero? Lo confermi? Sì, lo confermo perché... Lo confermi? Sì, lo confermo perché le donne sono quelle che hanno più restrizioni e che invece sono scolarizzate più ancora dei uomini. Per esempio nelle università iraniane il 65% degli studenti sono donne, quindi hanno voglia di lavorare, di parità di diritti, che ancora non sono ben lontani da avere nella legislazione iraniana. Quindi insomma potrebbe riservare delle sorprese anche come scatto di dignità diffuso questo voto in Iran. Sicuramente è così. Una ragazza mi ha detto, per esempio, ero incerta se andare a votare, perché uno ha l'impressione che tutto venga deciso sulle nostre teste. Però quando ho visto tutte queste belle facce di donne, di uomini, giovani che aspettavano il turno per votare, sono stata contenta di esserci andata anch'io, perché la lista si chiama Speranza ed è proprio un nome giusto, perché la lista dei riformatori si chiama Lista della Speranza, perché è questo, diciamo, sentimento che muove di più i giovani iraniani in questo momento.